Cosa ci racconta un'ape del comportamento e un cane sull'infiammazione? Osservare da vicino l'anatomia di diverse specie animali ci consente non solo di analizzarne la struttura, ma anche di indagare diversi meccanismi biologici alla base del comportamento, del dolore e dell'infiammazione. Sono Giulia Salamanca e ci troviamo presso i laboratori del Servizio di Anatomia Normale Veterinaria. Durante il mio dottorato ho avuto modo di indagare l'anatomia e la neuroanatomia di diverse specie di interesse veterinario, dal cane all'ape, passando per cavallo, pecora, delfino e ratto, con l'obiettivo di mappare neuropeptidi, proteine e recettori coinvolti in diversi meccanismi biologici. Attraverso indagini morfologiche e immunoistochimiche ho indagato la struttura di diverse aree, tra cui l'amigdala, la corteccia entorinale, il ganglio trigeminale, il lobo ottico, il sistema nervoso enterico, la cute e le membrane sinoviali. Ogni specie è stata scelta per indagare aspetti specifici, neurochimica, dolore neuropatico, risposta infiammatoria e comportamento. I risultati hanno permesso di indagare nuovi pattern di espressione di marcatori coinvolti in dolore, comportamento e infiammazione. Identificare somiglianze e differenze tra specie che arricchiscono la morfologia comparata. Fornire basi anatomiche utili per sviluppare nuovi approcci clinici in medicina veterinaria. Questi dati rappresentano un contributo originale alla letteratura scientifica, aprendo nuove strade per il miglioramento del trattamento del dolore e dell'infiammazione e per il miglioramento del benessere animale. Se avessi fondi limitati, mi piacerebbe ampliare questi studi indagando diverse patologie durante diverse condizioni patologiche e durante lo sviluppo, analizzando soprattutto i processi infiammatori, le patologie neurodegenerative e il comportamento. In futuro mi piacerebbe integrare queste ricerche ad un approccio multidisciplinare, combinando l'anatomia con l'imaging, tecniche molecolari e fino alla clinica veterinaria. Studiare l'anatomia animale oggi significa gettare le basi per comprendere il comportamento e migliorare le terapie e il benessere degli animali domani.